tutti e Zugu, benvenuti in un nuovo video, benvenuti in una nuova reaction, nello specifico benvenuti nella mia reaction a Werewolf by Night, che in italiano si chiama Licantropus, ossia il primo speciale Marvel che è uscito oggi su Disney Plus e da cui penso, ora vediamo un pochettino com'è tutto il progetto, penso poi di portarvi anche un'analisi perché ci potrebbero essere delle cose interessanti. Comunque per chi non avesse mai visto la mia reaction, questa qua è la mia reaction editata con tutti i miei momenti e l'episodio, tra virgolette che è solo uno ovviamente, messo in alto in piccolino, invece in descrizione troverete il link per la reaction senza tagli con un minutaggio al quale sincronizzare gli episodi. A parte ciò, direi di lanciarci subito. Pam, 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 pam. Che paura! Ovviamente saranno gli artigli di Licantropus quelli. Bella però la modifica della musica, oh. Mi piacciono queste musiche. Werewolf by Night, Licantropus. Oh, gli Avengers. L'universo conosciuto, con eroi e meraviglie. Ma cosa c'è l'oscurità? Gran bella domanda. Nel nostro mondo moderno è qui che abitano i mostri, insieme a chi con fierezza li caccia e li annienta. Tipo Blade. La Bloodstone, un'arma unica nel suo genere. Quest'arma è in attesa di un nuovo custode. Alla ricerca di un nuovo padrone. E i cacciatori sono giunti da ogni angolo del globo per un cerimoniale di caccia che decreterà il nuovo detentore della Bloodstone. Una caccia cerimoniale? Che vuol dire una caccia cerimoniale? Eccolo, mi sa che è lui, eh. È lui. Per una piccola parte di me vorrebbe vedere anche la versione a colori. Tipo, negli extra su Disney Plus sarebbe carino, però penso che ci sia troppo sangue. La sala dei trofei. Allora, ecco qua. Quella che dovrebbe essere la TVA. C'è un soldato. Certo che sarebbe stato carino avere un cameo di Blade. Poi magari c'è, però. Ah, là dentro mi sa che c'è la reliquia. Vedete che è rossa. È l'unica cosa colorata. 57 uccisi con le mie mani. Azza. Qualcuna di quelle bestie appese è opera tua? No, mi sa di no. Lei comunque continua a ricordarmi troppo Jessica Jones. Cioè, è diversa, ma è simile. Quanto pensi di fermarti? Dammi ciò che è mio e me ne vado. Giusto? Eravamo sicuri che avresti superato tuo padre. E mi sa che a lei ovviamente non interessa, ha passato 20 anni lontana. Hai preferito emulare tua madre. Ecco, infatti. Gli hai dato il più grande dispiacere della sua vita. Oh, ma che vuoi? Ma Gattar Peluche? Più di 200 uccisioni in totale. Me coglioni. 57. E vabbè, però se lavora da 30 anni, cioè, mi sembra ovvio. All'incirca. Oltre 100. Lui oltre 100, sì. Wow. Era un leader. Un amico. Una madre. Infatti era quello che pensavo. Era, cioè, lei era tipo la moglie o comunque che stava insieme. Orchestrato la sua presenza in un altro modo. Ossia? Ma spero che la mia presenza vi rallegri. Ha registrato la sua voce. Con la mia dipartita è giunto il momento di scegliere un nuovo leader. E devono fare una caccia contro chi però? Un mostro come mai ne avete visti verrà liberato tra queste sacre mura. Ok. Il primo che uccide il mostro. Che la morte sia con voi. Ok. Vabbè, sembra abbastanza semplice come cosa. Il punto è che questi qua devono combattere anche tra di loro. Magari si uccidono pure. Sarebbe spettata sua figlia, ma dopo decadi di assenza l'ha diseredata tipo. Ha perso quel diritto di nascita. Ok, però lei in ogni caso è qui. La pietra verrà applicata sulla pelle del mostro questa notte. Ognuno di voi sarà cacciatore. È come preda. È come se fosse un battle royale praticamente. Tu vai per primo. Ah. Gli altri a seguire. Ok. Non so perché, ma mi immagino tipo un labirinto in cui devono combattere alla Harry Potter. Direi per qualche motivo. La pietra è al suo. Ah, è proprio la tromba così con il fuoco. Figo. Comunque è tipo proprio una setta di cacciatori, cioè. Di rituali e tutto. Che guarda così. Un labirinto. Ma forse l'aveva detto che era un labirinto. Allora so io come lo immagino. Però lo pensavo fosse fatto
non di cemento. Wow, giustamente deve trovare le armi. Ok, questa è la tromba che penso indichi che qualcun altro sta entrando, forse. O tipo all'Hunger Games, no? C'erano... era una cosa simile. Potevo spuntare all'improvviso, era proprio... cioè, doveva succedere qualcosa all'improvviso. Sua via. La pietra! Ah, cazzo, che male. Mia! Diciamo che la sua tattica non è sbagliata, quella di uccidere tutti gli altri, così c'ha tutto il tempo per uccidere il mostro. Però è un po' stronzo. Come lo fa fuori? Eccolo. Canzetta. Oh cazzo. Questo è il piedone del mostro. Che paura. Tagliagli il braccio. E che era quella roba? Sangue? Ah, giustamente perché c'ha il braccio aperto. No, lo uccide con la sua cosa. Ma come sei morta? Io la prenderei quell'armetta oltre l'ascia, eh. Me la porterei dietro. Il punto è che dovrebbe vedere l'ascia. Quindi per riprendere l'ascia mi sa che... ammazza, non l'ha visti? Vabbè. In bianco e nero è pure credibile, magari. Però a colori, ecco, in mezzo al verde mi fa strano, Cazzo. Ah, sono amici. Guardalo, che carino. Cioè, carino. Si deve salvare. Eccola che c'ha la pietra. Ma se lui rubasse la pietra senza ucciderlo? Questo aggeggio esplode. Perciò andremo via da qui col pot. Lo so, ti troverò. La porta. Non doveva chiudere, non si apre più. Sei ferita? Ti aiuto? No. Ok. Ah, vi potete alleare, su. Io non posso restare qui. E secondo te io... per trovare una strada. Che so, ma sono tipo tutte tombe. Dubito fortemente che tu abbia cacciato e ucciso dei mostri. Non sono quel tipo di cacciatore. Ha ucciso cacciatori. E sbirro là fuori. Ha ucciso 100 cacciatori, allora. Se non sei un cacciatore, perché vuoi la pietra? Ma lui non vuole la pietra. Quindi vi potete alleare, tu prendi la pietra. Non la voglio. Se tu aiuti me a portare il mostro fuori da qui, la pietra è tua. Risolvi tutto con una chiacchierata, come se fossi amico del mostro. Beh, sì, lo sono. Eccolo. Oh, un antenato Bloodstone. Ok. Oddio, ragni. C'è qualcosa dentro. O c'è un passaggio? Cos'è? Oh. Ah. Una strategia di fuga. Ok, Jack, fa esplodere il muro e lo porto da te. Ok. Ah, quindi ha accettato. Divido completamente. C'è una crepa enorme a un certo punto. Quando arrivi là, innesca. Perché lui deve mettere gli esplosivi sull'esterno del labirinto per uscire. Chiamalo per nome. Che nome? E qual è? Ted. Ted. Si chiama Ted. Ted. Non esca, perché ho provato. Cazzo, sta per esplodere? No. Lancialo, lancialo. Ah, lo vuole attaccare, perché ce n'ha solo uno? L'ho bruciato. Ted? Eccola la crepa. Che cazzo fa? Ma... no. 2Q. Ah, al timer. Ok. E quindi è direttamente scappato senza... e loro due fanno finta di aver preso la cosa. Forse non la doveva toccare. Il fatto che lui l'abbia toccata, a parte che mo si trasforma. La Bloodstone ti ha ridotto così? Che effetto? L'ha afferrata ed è stato sbalzato. Ah, sanno che solo i mostri hanno questo effetto. Un mostro. Cazzo. Mascherato come uno di noi. Liberare un mostro con l'aiuto di un mostro. Ma sapere tutto, scusate, cioè. Non siete degni di avere la pietra. La caccia decide! E beh, la caccia l'ho vinta. Cazzo, cioè. Regole del gioco.
molto antipatica la signora. Sei proprio una signora puzzona, te lo dico. No. Gabbia. Anche Elsa nella prigione. Elsa? Eh sì. Stai bene? Ah, sono due celle diverse. Ah, no, è la stessa cella, ok. Sembravano due. Il cacciatore che sono è solo una parte di me, che non è me. Quindi lui vuole ovviamente alla Hulk controllare il suo, la sua trasformazione. Perché mi hanno rinchiusa qui con te? Per farla uccidere. La Bloodstone è capace di trasformarti in 5 secondi. Vabbè, ma non la ucciderà mai, Allora, quando mi trasformo, tu guardami, ok? Ah, deve sniffare l'odore per... E ora che fai? Farla diventare tipo una sua alleata. Uccidetemi con questo aspetto. Non ci sarà pietà per nessuno, promesso. Li farà fuori tutti. No, è sempre la signora. Oh, che palle sta signora. È ora che tu riveli la tua natura. Come lo fa ad usare? È un rito. Tenebre increscant. No, sta tizia è uno dei peggiori personaggi abbia mai visto. È veramente una rottura tua antipatica. Che ridi, ridi. Aspetta che ti decapita quanto dodo. Eccolo. A parte che secondo me lei quasi quasi potrebbe stare nelle sbarre, Mezzo ci sta. Faccelo vedere. Quanto sto godendo. Sì, bella per voi tutti, elettrificare, sì. Mo sfonda la gabbia. È uscito, infatti. Wow. Dico, lo pensavo un po' più mostro, sinceramente. Però va benissimo. Mi ricorda, per come si muove tutto, bestia degli X-Men. Madonna. Ho dei pipponi su tutti. Wow, questo a colori sarebbe tutto rosso sangue. Bella per te, però direi di andare ad aiutare lei. Poi fuggite. Che vuoi fa? Mi sa che non riesce ad avvicinarsi. Beh, non male. Vado. La possiamo uccidere. Lei non dovrebbe fare nulla in teoria. La prende e basta. Jack, sei ancora qui? Forse deve calmare, penso, per tornare normale. Cala. La riconosce o sente il profumo? Lo accarezza? Che carino. Va via. Elsa! Hai lasciato che fuggisse! Oh mio Dio, che palle! Acronome della Bloodstone! Oh, Ted! Godo! Quanto sto godendo! Io vorrei soltanto mettermi a vostro completo servizio. Quindi lei comincerà ad abitare qui, eh? Cioè, lui è il maggiordomo. Finalmente! Parlando della cosa di prima nell'erba, che lei non è stata vista. A parte il sangue, ma c'è una giacchetta rossa arancione, dai, si vedeva chiaramente. Un po' una cacata quella roba, però vabbè. Oh, ciao Jack, buongiorno. Lui è molto figo, mi ricorda un po' David Jones, perché c'ha i funghetti, c'ha, diciamo, i tentacolini sulla faccia. Lei sta bene? Sì, va bene. Che vedete? Facciamo sushi. Sushi? Te lo devo, sì. Come, cioè, lui sì, dove lo mangia? Lo comprate? E finisce così, penso. La fine. Carino scritto così.
Allora, bello, mi è piaciuto. Chiaramente questi due personaggi li rivedremo successivamente. E non è male, devo dire, l'idea di fare degli speciali Marvel che raccontano delle storie magari, tra virgolette, un po' più brevi, che non sono un film, non sono una serie TV. Non è male, in teoria, se questo va bene, anche i Guardiani della Galassia natalizio, che esce teoricamente a dicembre, se vanno bene, Marvel dovrebbe aumentare il numero di questi speciali. Delle volte è capitato che in delle serie TV magari fossero un po' troppo allungate, già Armor Wars trasformata in un film da una serie TV dimostra che, diciamo, stanno capendo questa cosettina qua. Quindi se c'è bisogno di una serie TV si fa una serie TV, se c'è bisogno di un film si fa un film, se c'è bisogno di uno speciale si fa uno speciale. Penso che questa sia la formula del momento attuale. Comunque mi è piaciuto, per quanto ovviamente non ci siano riferimenti a nulla dell'MCU, è una storia per ora a sé stante, ma che in futuro avrà il suo riscontro, perché appunto sicuramente rivedremo sia loro due, ma anche Elsa, io penso, onestamente. Loro faranno parte del mondo sovrannaturale della Marvel, come Blade, come il Cavaliere Nero di Eternals. Semplicemente ci vuole un po' di tempo affinché tutto prenda forma. Figo anche l'aspetto horror, mi è piaciuto come cosa. Mi piacerebbe vedere qualcos'altro, magari anche un po' più incentrato sull'horror, a tema Marvel. Non l'ho trovato per niente male. Ci sta anche il bianco e nero. Sinceramente preferisco i colori, onestamente. Però, come detto, c'è troppo sangue, quindi non si poteva fare. Molto figo, molto figo. Mi è piaciuto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Penso di portarvi un video analisi, ok, in cui vado a spiegare qualcosina delle cose che abbiamo visto. Per il resto, fatemi sapere appunto che ne pensate. Ci vediamo tutti i giorni stream su Twitch, ma soprattutto noi siamo sempre tra le stelle. Scatush.